Le mafie hanno una capacità di intercettare i bisogni, le esigenze, trasformando quelli che sono i diritti in favori. Per questo, per esempio, è molto importante l'utilizzo dei beni confiscati. Togliere i beni ai mafiosi non è solo, soprattutto, un danno economico, perché in fondo se gli togli una villa se la rifanno in pochi giorni, ma è soprattutto rovinargli la faccia. Fargli un danno d'immagine, se vogliamo. Danno d'immagine vuol dire poi perdere il consenso, ancor di più se quel bene confiscato non solo l'hai tolto, ma l'hai riempito di iniziative, di vita, di attività positive a favore dei più fragili, ma anche soltanto di lavoro pulito. Ecco, questo è un grandissimo danno d'immagine, quindi una inclinatura al consenso delle mafie. Per questo le mafie temono moltissimo non solo di perdere i beni, ma che siano riempiti di significato. Per questo è molto importante che lo Stato investa più di quello che fa attualmente nei beni confiscati, favorendo le buone iniziative, e questo sicuramente sarà un danno forte a quello che è il consenso, che è fondamentale per le mafie. Le mafie senza consenso non esisterebbero.